da Blue Gianfi. Poi il Lemon Tree USM, si vanno a delineare le posizioni all'imbocco della prima piegata. Miami a largo va ai fianchi di Neruda Pablo che si oppone. 214,9. Insiste Miami Stift su Neruda. Completamento del primo quarto percorso in 29,5. Ha dovuto spendere Neruda Pablo per respingere Miami Stift che adesso si è accodato terzo. Seconda posizione Only One Diamond. In quarta Lemon Tree USM. Poi Onda Blue Gianfi. Ancora nelle retrovie i favoriti. 44,5-600 a tabellone Nori e Nuve Realism. Adesso l'avanzata del numero 12, Millionaire Room, che si trascina a Master Barthur. Giro di pista in 1-1. Completamento del chilometro che Neruda Pablo può percorrere in 1-17-5. Muove Only One Diamond, di dentro guadagna Miami Stift. Poi il 12, Millionaire Room. Si prepara per venire in terza ruota Master Barthur. Master Barthur sembra incisivo e si trascina Orsenigo Park. Master Barthur a caccia di Only One Diamond. Poi Millionaire ed Orsenigo. Ma Only One Diamond oggi è un missile. Se ne va Only One Diamond. Fuga per la vittoria dell'allievo di Minopoli. Non c'è più alcun problema per Only One Diamond. Ancora i colori di Ralph Marcone, ancora il training di Osvaldo Tommaselli e la guida di Mario Minopoli Junior. Al secondo Master Barthur precede Miami Stift, quindi arrivo probabile ed ufficioso. 3 Only One Diamond, 7 Master Barthur, 5 Miami Stift. Primo piano per l'alfiere di Raff Marcone alla media di 1,16,2, fatto facile, facile, facile. È tutto dal Cirigliano. Arrivederci alla prossima giornata di corse che si terrà sabato 23 marzo. Buona serata a tutti da Emilio ed Antonio Migliaccio.